La lettura targhe con le telecamere non è una materia che si possa trattare così alla leggera. È vero, se noi prendiamo una buona telecamera IP da 3-4 megapixel, ma non solo IP, anche TVA, se vuoi, e la mettiamo alla giusta distanza, potremo essere in grado con il nostro DVR di leggere le targhe. Ma avete mai provato di notte? Di notte, se voi puntate una telecamera tradizionale contro una targa, otterrete il risultato di vedere la superficie della targa completamente bianca e molto luminosa. Questo perché il materiale catarifrangente di cui sono realizzate le targhe cozza prepotentemente con gli infrarossi delle vostre telecamere, rendendo impossibile la lettura di una targa di notte. Esistono telecamere specifiche per la lettura targhe e software specifici per la lettura targhe, non sono telecamere da bancone elettrico, con tutto il rispetto per le telecamere da bancone elettrico, non sono telecamere da kit, sono telecamere professionali con costi importanti. Questo perché? Una telecamera di lettura per la lettura targhe, in questo momento penso che Samsung realizzi uno dei prodotti più completi in tal senso, di notte vi restituirà un'immagine estremamente buia e illuminerà e riuscirà a vedere particolarmente bene solo appunto la targa. Perché? Perché vi sarà una tecnologia tale per cui giocherà proprio su questo contrasto del catarifrangente per mettere in risalto la targa, che è ciò che le serve. Avete capito bene, quindi, che una telecamera per lettura targhe fa solo quello. Per cui se contestualmente dobbiamo mettere una telecamera che invece ci dia una visione panoramica, come è lecito aspettarsi, dovremmo installare un altro apparato. In certe circostanze si può utilizzare una telecamera tradizionale per la lettura targhe, ma devono essere circostanze particolarmente favorevoli. Ad esempio, al VTE, nel porto mercantile di Genova, dove ho avuto la fortuna di tenere qualche giornata di corso al loro personale, la lettura delle targhe dei TIR viene fatta con delle comuni SPID-DOM analogiche della Samsung 400-500 lì in TV, un impianto ancora desueto ma che fa ancora egregiamente il suo lavoro, in abbinata però ad un potente sistema di illuminazione che illumina il varco nelle ore notturne. Quindi i TIR passano ma vengono identificati perché vi è comunque sempre un'illuminazione favorevole. Vi ricordo infine che la lettura delle targhe è soggetta alla normativa sulla privacy, per cui tutto questo bel discorso lo dobbiamo fare se magari stiamo usando delle telecamere all'interno della nostra proprietà, del nostro cortile aziendale, del nostro cortile privato. Non si possono andare a leggere targhe in giro per il mondo solo per il gusto di farlo. Per cui mi raccomando, sempre attenzione alle normative. Ciao!